Lucia Bellinello, collega di Eurasiatics e Russian Behind Headlines. Allora, una tua impressione su questa prima parte dei lavori della conferenza? Beh, è sicuramente un tema scottante, di grande attualità, quello dell'informazione, di come viene percepita l'informazione in Italia, in Europa, in Occidente in generale, ma soprattutto come viene percepita in Russia, perché ci sono due tipi di informazione diversa a quanto pare, a quanto dicono, ed è sicuramente un tema di grande attualità viste anche, insomma, tutto ciò che sta avvenendo a livello geopolitico, capire in che maniera viene trasmessa l'informazione, cosa e come ogni lettore ha il diritto e deve essere in grado di filtrare le notizie che gli vengono proposte da diversi mezzi di informazione per farsi una propria opinione personale. Un evento come questo è sicuramente utile per capire un po' verso che direzione stiamo andando, capire quali sono le nuove tendenze influenzate soprattutto dai mezzi di comunicazione di oggi, da internet che sta prendendo sempre più piede, e a mio parere quello che è stato il dibattito finale è sicuramente stata la parte più interessante di questa prima sessione di lavori, perché si è concentrato un po' su quella che è la libertà del giornalista, dove finisce la libertà del giornalista e di dare le notizie filtrate attraverso i suoi occhi, e inizia per l'appunto la libertà di stampa, che è, insomma. Si è parlato molto, ecco, di far ripartire un po' la professione del giornalista utilizzando il termine reset. Secondo te la qualità, il nuovo modo di fare informazione può essere quello che occorre per rilanciare la nostra professione? Allora, secondo molti la nostra professione è una professione ormai arrivata a un punto morto, purtroppo. Però con questo reset o attraverso altri sistemi, che siano internet, che siano altri mezzi, è una professione indispensabile e della quale non si può prescindere, per cui sicuramente si deve trovare un modo che possa essere attraverso questo reset, va bene. Purché si trovi una maniera per poter dare nuova dignità anche a questo mestiere, che troppo spesso viene sfruttato, viene sfruttato in maniera svilito probabilmente, sì, però è un mestiere di cui, insomma, non si può fare a meno.